Anche noi vogliamo in Italia l'Oscar cinematografico come hanno negli Stati Uniti. Faremo le cose proprio alla grande. Sharon Stone! Vorrei dare un bacio, cioè stasera è il massimo, Corrado, consenti. Il telegatto è un bacio da Sharon Stone. Io penso che sia più che giusto, anzi, glielo dovresti dare così come nel film. Solo come nel film. Lui andava così, la prendeva e poi... E due. Aiuto, aiuto! Hai visto? Signore e signori, Michael Jackson! Sì. Siamo noi. Grazie, Michael Jackson. Silvestre Stallone. Sylvester Stallone. Perché non facciamo un braccio di ferro? Ho detto che puoi provare. Ready? Ready? Arnold Schwarzenegger. Und ich. Es ist wirklich einmalig und ich bin sehr gerührt, bei dieser Show dabei zu sein. Sì, sì, es ist wunderschön. Io gli do ragione perché... Mit so viel Spaß, mit so vielen Stars von der ganzen Welt hier. Ja, ja, ja. Und es ist auch ein großes Vergnügen, mit Claudio Cardinale hier zu... Is anyone interpreting? Nobody, no? I think. No one? No. No. It's Johnny Depp! Mi dispiace non parlare italiano, but thank you very much for this cat. And, avete capito, no? Detto, grazie per il gatto. Telegatto. 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 Sì, telegatto. Sì. Come no? Gregory Peck. Dal 52 ad oggi, secondo lei, che cosa è cambiato in Italia? È cambiato qualcosa? Non è cambiato nulla. Allora c'era Andreotti. Adesso c'è sempre Andreotti. David Hasselhoff. Volevo fare una serie di supercar in Italia, ma non mi sono messo d'accordo con Minister Ferri. Premio speciale a Happy Day! Henry Winkler! Stasera sono italiano. A me sono orgoglioso. John Collins! È un grande onore per me, per Alexis, per Helen, per Dynasty, per Crystal Blake, all of those others. Thank you. That's the extent of my Italian. Okay. Kirk Douglas. Come belle fa l'amore quando è sera. Bravo! Steven Seagal. Quante volte al giorno mangi, Steven? 45. Bud Spencer quante volte al giorno mangia? Una volta, dalle 7 del mattino alle 10 di sera. Luke Perry. Sei emozionata, di la verità. Tantissimo. Eh? Tantissimo. Tantissimo. Questo è molto bello. Angela Lansbury. Both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. Grazie signora. Bel Kilmer. Vuole dire qualcosa al pubblico italiano? Would you like to say something to the Italian public? They are great fans of yours. You know that. Hello. Grazie. Parla un po' italiano? No. No. Allora, abbiamo la traduttrice. Vi voglio tanto bene. Grazie. Anche noi. Il premio Oscar Richard Dreyfuss. David Carradine. Premio Oscar Ben Kingsley. Mi dispiace.
Non parlo Corrado. Italiano. Michael Keaton. Tu è? Eh? Solamente un nome. Sì? Sì. Michael Douglas! E volevo ringraziare i lettori di questo giornale di Sorrisi e Canzoni TV che mi hanno votato con grande numero. Volevo ringraziarli di tutto cuore e anche di incoraggiare la platea televisiva di continuare a vedere film in televisione, sia italiani sia film stranieri. E Dustin Hoffman, un nome che è una leggenda. Gene Hackman e io. Move the furniture. Spostavamo mobili, quindi facevamo i traslocatori. I carried small books. Io portavo le scatole più piccole, scatoloni. Gene mi metteva i mobili sulla mia schiena e andava su e giù per vari condomini di New York. Mr. Mickey Rourke! Hanno detto che io ero venuto vestito con una giacca che faceva ridere. Voglio dire, ecco. No, questo così era. Robert De Niro! Sono molto contento di essere qui. Mi piace molto l'Italia, sempre quando vengo qua. I'm very happy to be here. Insomma, si sente a casa in poche parole. You feel at home. At home, sì, esatto. Esattamente. Robert De Niro, come dice il nome stesso, non si dimentica del nostro paese.